quindicesimo anno di IRS Narratori d'Europa. Il corso si chiama Beautiful World, Where Are You? Prendendo spunto da un verso di Schiller in cui ci si chiede che fine abbia fatto la bellezza, no? La modernità, il rapporto con la natura, la mancanza di armonia, come se appunto ci fosse una sorta di decadimento nella modernità. Allora ci siamo chiesti come poter coniugare questa analisi della storia moderna e di questa perdita della bellezza con quello che è anche la crescita dell'uomo, del singolo, no? E abbiamo deciso di guardare quei libri che parlino del giovane, dell'adolescente, in rapporto ai cambiamenti epocali della storia. E quindi il primo viaggio sarà attraverso la letteratura anglofona con Sally Rooney, che è un irlandese, Dove sei mondo bello, ci immergerà nel mondo dei millennials, dei giovani nati negli anni 90, che fanno uso degli smartphone, il cui linguaggio è tutto legato alla tecnologia, ma che hanno anche questo senso di fragilità, instabilità e paura del mondo. Poi ci sposteremo in Francia, nella Francia della provincia degli anni 90, con Nicolas Mathieu e i figli dopo di loro. Anche in questo caso ci saranno dei giovani adolescenti seguiti dai 14 ai 20 anni nel loro percorso di scoperta dell'identità, di se stessi, nelle loro insicurezze, nei rapporti conflittuali con i genitori e soprattutto nel desiderio di fuggire verso un altrove che si ritiene sempre più bello e più felice. Quindi ci sposteremo addirittura nelle Faroe e quindi in Danimarca con Isola della Jacobsen. E in questo caso ci sarà una giovane ancora, un adolescente che ormai vicina all'età adulta cerca se stessa attraverso la riscoperta delle terre che erano state della nonna, quelle terre da cui la nonna è partita. Quindi la ricerca del sé di una giovane sarà anche un tornare indietro al passato, alle proprie origini, ai nonni, ma addirittura in un viaggio che diventa anche una motivazione di quelle che sono le migrazioni, appunto lo spostamento nell'altrove che riteniamo sempre più bello e più felice. E chiuderemo con Libera, diventare grandi alla fine della storia, di Lea Hippy, Albania, tra l'altro oggi docente a Londra di filosofia, che giovanissima è cresciuta in Albania con un regime, quello comunista, che si scontrava con un mondo, quello considerato civile dell'Occidente, ma ignoto. Quando poi il mondo dell'Albania si apre all'Occidente e alla presunta libertà, si scopre che forse quella che l'Occidente chiama libertà non è forse più felice di quella che sembra una libertà privata in Albania. Una ragazzina cresce e incontra una cultura diversa, il passaggio dal comunismo al mondo occidentale, alla globalizzazione. Che cosa vuol dire essere liberi, ma soprattutto diventare adulti e quindi confrontarsi anche sulle diverse forme di pensiero e ideologie. Ecco, il corso, insomma, è un voler guardare la crescita dell'individuo, appunto l'adolescente che piano piano diventa adulto, con tutti i suoi dubbi, che è un po' il percorso che fa anche la storia, perché nella storia ci sono cadute, risalite, adolescenze metaforicamente parlando, no? Che sono i momenti poi di crisi che diventano anche opportunità. Per esempio, in tutti i libri viene considerato un momento spartiacque la caduta del muro di Berlino. Ecco, quindi è un'analisi dell'individuo e della storia al tempo stesso e forse anche un modo per vedere le diverse generazioni, i cosiddetti boomers e quelli che oggi chiamiamo millennials e anche generazione Z. Ciao a tutti, sono Piero Dal Poz e io sarò quello che gestirà le interviste boomers versus generation Z. Quello che andremo a fare in realtà non vuole essere uno scontro generazionale come l'appellativo versus
potrebbe indicare, quanto più un confronto generazionale, perché le generazioni effettivamente sono diverse, hanno vissuto cose diverse e probabilmente pensano cose diverse, però dobbiamo fare in modo che queste conoscenze non escano in maniera conflittuale, quanto piuttosto in maniera costruttiva. Questo tipo di interviste vuole essere un modo per confrontarsi. Il libro di oggi, che è Dove sei mondo bello di Sally Rooney, mi ha impressionato semplicemente per un tema che tratta, che è la questione dell'ansia. Da studente appena laureato, che in questo momento sta cercando un suo posto nel mondo e sta cercando semplicemente lavoro, capisco almeno una parte dei sentimenti che i protagonisti di questo libro provano quando si tratta di affrontare un mondo che sembra estremamente a tuo sfavore.